Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivise per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Terra piana. Usando il teorema di Pitagora, qualcuno per favore mi dimostri che sbaglio. Tutti sono d'accordo sul teorema di Pitagora. A al quadrato più B al quadrato risulta C al quadrato nel triangolo 3, 4, 5. Ma se sovrapponiamo in questo un cerchio, il triangolo 3, 4, 5 col raggio di 4, l'ipotenusa è 5. Col raggio di 4 come ipotenusa di 5 rimaniamo col resto di 1. Inseriamo 2451, 3963 e l'ipotenusa è 4659. Sottraendo 3963 otteniamo 696, quindi otteniamo 696 miglia di caduta su una terra piana rispetto alla terra global. La cosa interessante di questo è che 2451 è la distanza in miglia da Los Angeles a New York, e se osserviamo il tempo da travelmath.com, con 4 ore e 54 minuti si ottiene una velocità media di 500 miglia orarie. Se inseriamo questi numeri per abbassarci di 696 miglia in 4 ore e 54 minuti, bisogna scendere di 2,37 miglia al minuto, pari a 3 km e 800 metri al minuto, o oltre 63 metri al secondo, ad un'altitudine di crociera inferiore di 12 km dovremmo scendere di 1120 km da un'altezza di volo di 11-12 km. Nessun pilota commerciale o pilota da caccia, nessuno che si abbassi su una distanza del genere di 63 metri al secondo per 4 ore e 54 minuti. Qualcuno ha sperimentato questo? È ridicolo, è buffo. Quindi perché non ammettiamo semplicemente che la Terra è piana ed andiamo avanti con le bugie? È questione di tempo, la Terra è piatta. Dimostrate che sbaglio. Qualcuno, per favore dimostri che sbaglio. Usate il teorema di Pitagora e ditemi che sbaglio. O se volete usate il teorema di Pitagora con l'eliocentrismo, dove 3 al quadrato più 4 al quadrato fa 4 al quadrato. Questo è quello che vogliono farvi credere. Sveglia! Ci sono molte cose sulla Terra piana che credere in questo non senso di una Terra eliocentrica. Molto di più. Sveglia e godetevi quello che la vita potrebbe essere.